passato molto tempo da quando fui scarcerato. Avevo ucciso un bambino. Cominciavo a pentirmene, povera creatura. L'ho ucciso perché era il figlio di un ricco signore appena fuori città. Ero il loro giardiniere, non ci è voluto tanto. Giusto una bella stretta con un filo di ferro intorno al collo ed il bambino non respirava più. Vederlo morire così mi rese nervoso. Lo nascosi sotto un albero. Il corpo non fu mai ritrovato. Solo i miei nervi mi tardirono e tutto quel sangue. La polizia non riuscì a trovare quel corpicino, ma i suoi occhi senza vita mi continuavano a fissare. Nella notte io lo vedevo. Sensi di colpa, pensavo, ma forse mi sbagliavo. Mi ero iscritto in un social network per single e incontrai una ragazza, Nancy. Era bellissima. Volevo incontrarla. A quanto pare anche lei desiderava incontrarmi. Andai a visitarla ed era molto bella. I capelli bruni e profondi occhi smeraldo mi invitavano a baciarla. Lei mi invitò a mangiare da lei. Ci sedemmo e mangiammo. Ad un certo punto devono essermi mancate le forze perché mi ritrovai nel suo letto. Lei mi disse con una voce dolce: se vuoi, puoi riposarti in pace per questa sera. Quelle parole mi inquietarono un po', ma mi addormentai. Feci un incubo terribile e provai un dolore acuto al collo. Mi alzai di scatto e mi girai verso Nancy, che sorrideva tenendo qualcosa in mano. «Cosa tieni in mano? Perché mi fa male il collo?» «Cosa sta succedendo?» le urlai. Così vidi che nelle sue mani c'era un capo di un filo di ferro. Cercai disperatamente l'altro capo e sentii di nuovo quel dolore acuto. Distinto, mi toccai il collo. Stava sanguinando, era chiaro. L'altro capo era attorno al mio collo. Cercai di toglierlo, ma non ne avevo le forze. «Ma perché?» Perché stava cercando di uccidermi? Cosa le avevo fatto? Ma quello che mi stava disgustando di più era il fatto che la sua faccia, man mano che si avvicinava, diventava demoniaca. Gli occhi erano rossi ed i capelli bianchi. Notavo anche che le spuntavano sulla schiena una sorta di ali nere, come quelle di un corvo. Io ero disperato, ma lo divenni ancora di più sentendo il pianto di un bambino. Piangeva come se lo stessero uccidendo. La porta si aprì ed entrò una creatura simile ad un bambino. Era sporco di sangue. Continuava a vomitare sangue. L'ho riconosciuto. Era lui, il piccolo bastardo che avevo ucciso. «Ti prego, Nancy, ho bisogno di un fegato nuovo». Così, ridendo, Nancy uscì fuori un pugnale e mi trafisse. Lentamente il sangue e l'interiora venirono fuori, strappò il fegato facendomi urlare e lo diede al bambino che lo ingoiò. E così, ad ogni sua richiesta, perdevo un organo dietro l'altro. «Nancy, ho bisogno del suo cuore per poter vivere». Lei si girò, prese il cuore e prima di scollegarlo dalle arterie mi disse: «Hai fatto molto male ad uccidere quel bambino». I suoi genitori erano cultori di Satana e avevano promesso la loro anima al re dei demoni. Prima ancora che io potessi prendermi il bambino, tu l'hai ucciso. Mi hai tolto il mio cibo e adesso prenderò la tua anima invece. Addio. Mi svegliai. Era tutto un incubo, ma qualcosa non andava. La polizia riuscì a trovare il corpo del bambino e fui messo in prigione. Da allora, se racconto questo mio incubo, gli altri mi prendono in giro, ma ancora non posso dimenticare quegli occhi, gli occhi di Nancy che mi sorride.